E ora codice 07 Silvia Salemi. E Silvia Salemi, a Silvia è stata data una canzone bellissima che interpreterà insieme a Don Bucky. Ben arrivato, siamo nel 1967, presentata da Don Bucky e Johnny Dorelli, che salutiamo con grande affetto. Un applauso per il grande Johnny Dorelli. Sanremo 1967 arriva al nono posto, ma diventa uno dei più grandi successi di ogni tempo, 5 mesi in classifica. L'hanno interpretata anche Gianna Nannini, Francesco Renga, Il Volo, Negramaro. Sto parlando dell'immensità. In gara con il codice 07 Silvia Salemi insieme a Don Bucky. Io sono sicura che per ogni goccia, per ogni goccia che cadrà un nuovo fiore nascerà, e su quel fiore una farfalla volerà. Io sono sicura che in questa grande immensità qualcuno pensa un poco a me. Tutta la vita sempre solo non sarò, un giorno non troverò un po' d'amore anche per me che sono nullità. Codice 07 per Silvia Salemi e ospite di puntata. Grazie. Don Bucky, grazie Don Bucky di essere venuto e di aver cantato con Silvia Salemi. Votate, votate, e vorrei partire da un'attentissima, l'ho vista durante l'esibizione, Ornella Vanoni. Allora, Ornella, il voto a Silvia Salemi. Ciao, ciao Don. Ciao Ornella. È una casa bianca che? Grande. Ma ve lo ricorderò. Purtroppo ho beccato una serata dove non sto bene, forse non fa niente, fa niente, non conto. Volevo dire, grande interprete di una mia canzone, purtroppo una sola, Casabianca, seconda classificata a Sanremo. Mi piace Casabianca che? Prego? La Casabianca che? Che, è certamente, quella è brava, Salemi, molto brava. Grazie. Bella vocalità, bella grinta, ben vestita soprattutto, devo dire, molto brava. Grazie. Brava Otto. Che voto hai dato? 8? 8. Ovviamente facciamo Red Canziana adesso. Innanzitutto faccio i complimenti a Don Bucky, perché
è un figo pazzesco ancora. Bravo, veramente uno giusto sul palco. Il voto? Allora, grazie. A lei avrei dato 7 come interpretazione. No, no, aspetta, ma le do 8 perché lei ha salvato l'esecuzione anche con la passionalità che ha messo nel cantare questa canzone. Per cui ti do 8. Bravissima. Grazie. Orietta Berti. Io gli do 8 perché la canzone è molto bella e lei l'ha sentita molto con passione. 8 per ancora. Il voto di Orietta Berti a Silvia Salemi. Fausto Leali. Conosco la difficoltà di questa canzone, che ho avuto anch'io modo di interpretarla. L'hai fatta molto bene, cara. 9. 9. Sì, grazie, grazie. Rettore. Io sono da sempre una fan di Don Bacchi, che trovo un innovatore fantastico, però Silvia questa volta mi ha dato un po' meno di quando canta con Marcella, ma le do sempre 7. 7, ovviamente non può votare Marcella, ma chiediamo posso il voto. Dire, certo Marcella, poi. Posso dire che è una canzone meravigliosa che ha scritto Don Bacchi e lei è stata bravissima. Una grinda pazzesca. Maestra, grazie. Brava Silvia. Ricchi e poveri. Posso, scusa. Aspetta che facciamo finire i ricchi e poveri. Sarà colpa della canzone, io non lo so, perché è bellissima davvero, ma mi è venuta una pelle d'oca pazzesca. Sei bravi. Stata bravissima, mi hai emozionato. Grazie. Voto? Grazie. 10. 10, 10. Grazie. Prego, Don, no, volevi dire? Volevo precisare a Marcella che lei ha fatto delle serate dedicate a Mogol e ovviamente l'ha trattato come degnamente merita, dandogli però anche la paternità di questa canzone nel testo. Questa canzone è completamente mia, parole e musica, e Mogol sostituì 2 sole parole, cosa che tra l'altro mi dispiacque anche perché le mie secondo me erano più belle, e da quel momento è diventato coautore della canzone. Per cui la prossima volta, però io non c'entro. Scusate, gli autori invitarmi ci vengono sono volentieri. Gli autori, altrimenti almeno citami fra gli autori. Certo, Bacchi, non fa Bacchi, scusa, ho una cosa da dire. Ci siamo sentiti quando io cantai questa canzone a Marcella Bella. Finalmente, chiedo scusa, vi chiedo che scusa, non si tinge i capelli. Siamo in terribile ritardo. Si tingono tutti i totale, capelli. Non me li tingo. Ma io non ho totale votato, 125. Ragazzi. Amadeus, sì. Io non ho votato. Come non hai detto il voto? Hai detto, è vero, perché no, davo per scontato. Quanto ha dato Docutugno? Adesso. 10. Quindi il totale è questo, compreso il 10 di Toto Cutugno? Ok. 125 compreso il 10, quindi tu hai premuto, ok, non me l'hai detto ma aveva già premuto e quindi risulta questo il voto finale. Grazie. Silvia, ti puoi accomodare, ovviamente grazie. Ricordo il codice 07 per Silvia Salemi e grazie a Don Bacchi. Grazie.